Palermo, conclusa la conferenza regionale per la riorganizzazione della CGIL siciliana. Il dibattito si è svolto in modalità mista nel rispetto della normativa sulla prevenzione dei contagi da Covid-19. Ascoltiamo quanto dichiarato dal segretario generale della CGIL Alfio Mannino. Di fronte a un mondo del lavoro che sta cambiando in maniera radicale rispetto a quello che abbiamo conosciuto anche nel recente passato, dove purtroppo non solo la pandemia ma anche le grandi criticità del nostro modello economico e sociale hanno determinato una condizione di lavoro sempre più precaria, noi abbiamo la necessità di costruire un modello sindacale che sia in grado di leggere questi mutamenti e rispetto a questi mutamenti essere in grado di mettere in campo delle proposte per cambiare in meglio le condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici. E questo lo dobbiamo fare soprattutto in Sicilia, soprattutto nel Mezzogiorno, dove le condizioni sono ancora più difficili, dove purtroppo vi è un modello economico e sociale di sviluppo che non guarda all'occupazione dei giovani e delle donne, e quindi noi qui abbiamo la necessità non soltanto di dare una risposta alle condizioni di lavoro, ma abbiamo la necessità di mettere in campo un progetto di sviluppo, di crescita, di sviluppo della nostra regione. Per fare questo abbiamo la necessità di un'organizzazione sindacale che stia sempre più nei luoghi di lavoro, che sia sempre più nei territori, per dare risposte non soltanto alle condizioni di lavoro appunto, ma per migliorare quella che è la condizione di vita dei lavoratori, delle lavoratrici e della società siciliana nel suo complesso. Pensiamo a un nuovo modello di istruzione, a un nuovo modello di sanità nella nostra regione, a una qualità della vita che parte dai bisogni dei cittadini e delle cittadine. Per questo questa assemblea organizzativa, per questo le proposte che mettiamo in campo per cambiare radicalmente la nostra regione. E in questo percorso noi abbiamo avuto il protagonismo dei lavoratori e delle lavoratrici, e grazie al loro protagonismo noi siamo in condizione di costruire un'organizzazione sindacale che guarda sempre di più ai bisogni della Sicilia e dei siciliani e che prova davvero a cambiare la nostra regione.